giornata. Ieri siamo stati al cinema, non è una grande notizia, ma siamo andati a vedere il film Noah, che immagino, e vi dico subito, risparmiati soldi, non ci andate, stronchiamo questo film. Ma è stato interessante, al di là del così passare due, andiamo spesso con una coppia di amici, io andavo con lui all'asilo insieme, quindi ci conosciamo da 50 anni. E Tonia, parlando con la moglie, no, che ha detto prima, mi raccomando, diceva al marito, domani è la domenica delle palme, dobbiamo andare in chiesa perché così colà, tu non devi dormire, ti devi alzare. Quindi una coppia che comunque frequenta una comunità, una chiesa, vanno quasi tutte le domeniche a messa. E Tonia stava parlando un po' della storia di Noè, dice sì, ma la conosco, diceva perché Gesù, la Bibbia, dice no, scusa, che c'entra Gesù con la Bibbia? Momento di silenzio da parte di Tonia. Cioè, che c'entra? La Bibbia è la Bibbia, e poi Gesù è nel Vangelo, quindi il Vangelo non c'entra niente con la Bibbia, perché la Bibbia è... E quindi insomma, lei in 3 minuti prima che entrasse, no, al cinema gli ha fatto un po' un chiarimento su questo discorso. Questo per dire che cosa? Come veramente chi ci circonda, quando noi parliamo della Sacra Bibbia, le storie, no, la potente prova di Dio, cioè non sa niente. E quindi veramente dovremmo ricominciare da capo di persone, e qui parliamo di una coppia di media cultura che tutte le domeniche o quasi va a messa. Infatti lei diceva, certo, noi non ci dicono niente, non ci raccontano le storie, non ci spiegano nulla, come di vieni che potremmo spiegarla. E uno scopo, penso forse l'unico scopo che noi abbiamo, è quello di cercare di portare le persone più vicine a Dio. Io non voglio spiegarvi la Bibbia, perché già ho difficoltà a capirla, ma vedere come la storia, le storie che noi leggiamo, che quotidianamente, come il brano che adesso cita del fratello, toccano la nostra vita, c'entrano con la nostra vita, entrano nella nostra storia. E allora la Bibbia diventa non più un libro teologico da stare lì, da capire, ma da vivere. E questa mattina, con l'aiuto di Dio, io vorrei parlarvi di una storia, di una pagina della Bibbia, su cui raramente si predica, perché è una pagina difficile. È un momento della storia di Gesù. E andando a vedere la mia Bibbia, io ho la mia prima Bibbia, anzi la seconda Bibbia, questa è quella da viaggio, poi c'è quella da studio, poi c'è quella... E io sottolineo, metto note, scrivo appunti, faccio riferimenti. Quando sono andato su quella Bibbia, quella diciamo che uso da più di 20 anni, ho visto che questo brano non aveva neanche una nota, neanche una sottolineatura, neanche un riferimento. Come dire, l'ho letto e sono passato oltre. Poi, proprio questa settimana ci stavo riflettendo e ho voluto portarlo alla vostra attenzione. Avete in Matteo al capitolo 15, Vangelo di Matteo, è nella Bibbia il Vangelo di Matteo. Non era convinta che la Bibbia fosse Vecchio Testamento e il Vangelo fosse un'altra cosa. Tanto hai visto che sono bello con la giacca, ho visto che sono gli scaldamenti accesi da poco. No, anche che qui sotto ci sono queste luci. Io mi sono andato all'asso perché ti riscaldano, stai in piedi, scende tutto il sangue. E... infatti Franco si è collassato. Di ossigeno. Vabbè, adesso leggiamo, ma state tranquilli. Matteo al capitolo 15, versetto 21. Partendo di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare. Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non rispose una parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo, mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco però, la donna venne e gli si gettò davanti
dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Maria rispose: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento Gesù fu guarita. Dicevo che è un brano che ha delle difficoltà, e non pretendo di spiegarle tutte, ma cercherò di dire quello che io ho capito di questa storia, in che modo può aiutare la mia vita. Gesù è un momento che vuole stare tranquillo, infatti quando dice partito di là, cioè lui aveva discusso con i farisei la tradizione, dei discorsi che avevano, sono sicuro, rattristato, si dice si ritirò, il termine anacorein, gli anacoreti erano quelli che scappavano, che andavano a vivere nel deserto, lui si ritira, lasciatemi un attimo tranquillo. E da vari territorio pagano, nel territorio di Tiro e Sidone. E là arriva questa donna, cananea, i cananei erano, possiamo dire, i peggiori nemici degli ebrei, gente veramente pagana che non riconosceva Dio, avevano tutta una loro religione, avevano sicuramente degli influssi anche della religione ebraica, ma avevano veramente, per qualcuno dire che lui era un cananeo, un termine antico, un pagano, una donna siro-fenicia, proprio che non c'entrava niente col popolo di Dio, ma e questa donna smette a gridare. Ha un problema, ha un'esigenza, e tante volte quando tu hai un problema salti sopra tante situazioni. E si rivolge a Gesù in una maniera precisa, perché non lo chiama rabbio o maestro, ma lo chiama figlio di Davide. Quindi un'espressione che, da quello che io capisco, è un'espressione di fede, un riconoscimento di Gesù. E poi dice: va bene, c'è la non risposta di Dio, di Gesù, la non risposta di Gesù. Gesù non le rispose una parola. Come mai Gesù non risponde? Perché Gesù, almeno sul momento, non si rivolge a lei? Pensate alla scena, quante volte, se voi andate qualche versetto dopo, dice che Gesù andò, tornò presso di Maria di Galilea, gli portarono soppi, ciechi, muti, storpi, li deposero e Gesù li guarì. E che è successo qua? Perché non gli risponde una parola? Il silenzio di Dio. Ora, ci sono tante spiegazioni, o meglio, se voi andate nei vari commentari, ci sono tante spiegazioni che si possono dare. Ma io mi voglio mettere là, in questo momento, in questa situazione. Voglio cercare di farmi piccolo piccolo, di andare in questa storia e guardare Gesù negli occhi. E quello che io credo di capire in questa cosa, sicuramente tenendo conto anche delle altre spiegazioni teologiche, Gesù vuole che la donna esprima ancora di più la sua fede, Gesù vuole lasciarle il tempo di riflessione, Gesù in qualche modo, tra virgolette, gioca con lei per vedere fino a che punto vuole arrivare, eccetera. Può essere. Ma mi è venuto, ma può essere che Gesù qui per un momento non abbia voluto riflettere, non abbia voluto dire: sai, io non ho una risposta immediata, perché tu sei una pagana. Io, come dirà poi, io sono il mio mandato è per le pecore perdute della casa di Israele. Questo è il mio mandato in questo momento. Ricordate come il Vangelo di Matteo è rivolto soprattutto a un popolo di lingua ebraica e per i convertiti, o comunque per gli ebrei, un Vangelo dedicato soprattutto, infatti è pieno di riferimenti della legge mosaica, eccetera. Gesù non risponde, o potrebbe non rispondere, perché ha bisogno di un attimo di riflessione, perché è muto davanti al dolore di una donna, alla difficoltà di una donna, alla sorpresa che in qualche modo gli deve far cambiare le sue, come dire, la sua strategia. Noi abbiamo visto anche altre volte nella scrittura, quando Dio decide qualcosa e si dice e lo pregarono, eccetera, e Dio cambia idea. E questo mi incoraggia tanto. Ci sono delle cose che devono essere in quel modo, ma il cuore e la
Il cuore di Dio, il cuore di Gesù è sempre aperto alle nostre richieste. Anche se c'è un programma da fare, anche se c'è un progetto. Io non ho una risposta teologica sicura, perché poi su questo veramente, su questo silenzio di Gesù, c'è di tutto. Ma quello che voglio dire è che in questo momento quello che io credo è che veramente Gesù rimane senza parole di fronte a questa situazione. Per un attimo, è anche veramente uomo. Non è una macchinetta che tu ci metti dentro la moneta ed esce subito fuori la risposta. Come dire, senti, ma quando qualcuno ci chiede spiegazioni sulla scrittura, per esempio, senti, ma questo versetto, scusa, non lo so, fammici riflettere, devo studiarlo, devo capirlo, anch'io sai non l'ho capito. Lui non gli risponde la parola. E poi ci sono i discepoli, noi diciamo sempre, dove sei tu in questa storia? I discepoli cosa dicono a Gesù? Andala via. Tra l'altro anche qua, se andiamo a scavare, non è proprio negativa questa espressione dei discepoli, perché dice licenziala, mandala via, perché ci viene da dire. Questa espressione è, nel greco sempre, un'espressione positiva, cioè mandala via soddisfatta. Licenziala è la stessa espressione che, se voi avete la Bibbia aperta, nel qualche giorno prima, possiamo dire, c'è stata la grande moltiplicazione, vede la gente che gli si fa intorno, per la prima moltiplicazione dei pani, e al versetto 15 del capitolo 14 si fa sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, lascia dunque andare via la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Come dire, discendere, falli, non li tenere qui. Allora, in qualche modo, qua sembra che loro lo dicano: senti, fa questo miracolo, no, il miracolo pretta a portè, possiamo dire, fai questo miracolo e poi togli questo scocciatrice di torno a noi. È pagana, è donna, strilla, fa tante cose che non vanno per i suoi discepoli maschi, ebrei, eccetera. Io non so se un po' anche questo è il nostro atteggiamento, qualche volta, come cristiani. Ciò che ci porta fuori da quello che è la nostra programmazione, la nostra, ci dà fastidio. La gente che entra qui dentro, che chiede aiuto, perché qui ogni giorno, anche mercoledì entrava una persona, speriamo di vederla oggi, che vengono e sembrano interessate, in realtà hanno delle richieste d'aiuto. Come dire, quanto hai bisogno, però non togliti di mezzo. Dovremmo riflettere, perché come chiesa dovremmo essere aperti e dire in che modo posso essere d'aiuto, non soltanto nel, come dire, soddisfare immediatamente il tuo bisogno. In che modo la chiesa ti può accogliere, in che modo la chiesa può essere fonte di accoglienza. Non possono essere tutti, come dicevamo prima con Roberto, beh, c'è un lavoro, è italiano, c'è il passaporto, c'è casa, famiglia, magari anche abbastanza ricco così da in colletta. Non è quello. Il Signore ci porta della gente qui, accogliamola per come possiamo. È interessante che a quel punto Gesù risponde, ma non risponde alla donna, perché dice egli rispose, quindi sembra che sta rispondendo ai discepoli, e dice: ma io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, il mio progetto adesso è le pecore perdute della casa di Israele. Israele è il progetto di Dio, ma il progetto di Dio si apre a tutti quanti, anche ai peccatori come Siro Fenici. E a quel punto c'è questa donna che si getta davanti e dice: Signore, aiutami, io non so che cosa, per quale motivo tu sei stato mandato. Io non so niente delle pecore perdute di Israele, non so niente di teologia, ma ho bisogno del tuo aiuto. E di nuovo un'espressione forte. Guardate che chiamare qualcuno a quel tempo, con la cultura ebraica, un cagnolino, non è che sia una cosa tanto, poi una donna, come dire, mentre quando si rivolgerà alla donna adultera, Gesù la chiamerà Mileni, signora, qui la chiama, tu sei un cane, e persona, e è forte, ma è Gesù che fa? Sta offendendo questa donna? Gli sta dando del cane così liberamente? Io non ho una risposta, ma sicuramente Gesù che conosce il cuore delle persone aveva il suo motivo. E questa è un'altra cosa che mi spinge a riflettere su questa storia. Non sempre noi abbiamo le spiegazioni, ma dobbiamo lasciare a Dio la fiducia di dare le risposte. Io non sempre ho delle risposte per delle situazioni, ma quasi ogni giorno prego: Signore, metti tu ordine nella mia vita, fai tu le cose giuste, perché io non le so fare.
Come avreste risposto voi? Ma come ti permetti? Ma come fai? Ma io ho un problema e tu mi parli di pecore perdute, di cagnolini, eccetera. E c'è un altro insegnamento che mi dà questa donna. Signore, hai ragione. Io sono un cane, sono un cagnolino. Sto lì. Trattami da cagnolino, ma dammi le tue briciole. Perché infatti mi citerà questa espressione. Io avevo un cane e mi ricordo quando si mangiava, come ci mettevamo a tavola, lui si metteva lì, non diceva niente, non protestava, aspettava. E quando compravo questo cane, mi ricordo la signora per cui lo compravo, mi raccomando, non dategli mai niente dalla tavola. Ma come fai? E mi ricordo tutto Virginia che faceva con le manine, no, per non farsi vedere, Riccardo per non farsi vedere, e lo sapeva che qualcosa arrivava. Anzi, la cosa si diceva, ma è tutto mai sporco per terra, dobbiamo spazzare. Aspetta, adesso ti raccolti e ci pensa lui a ripulire tutto. Le briciole e tutto quello che interessa. Possiamo dire che questa donna ammette il piano di Dio. È vero, Signore, ci sono i figli e ci sono i cagnolini. Io sono un cagnolino, ma dammi quello che mi spetta. Quando noi preghiamo il Signore, sappiamo che ci sono grandi problemi nel mondo, no? Io quando prego e dico fammi trovare il parcheggio, avete mai pregato perché ci vado di corsa, con quella di fronte alla fame nel mondo, le bombe che cadono, è una briciola, ma Dio è aperto anche alle nostre briciole. Dio ascolta le nostre preghiere, fratelli, anche se sono nel suo progetto, nel suo grande programma, qualcosa che esce in qualche modo dai binari. A quel punto la scena cambia, diventa, possiamo dire, una storia a lieto fine. Da che Gesù è rigido, è sulle sue, risponde in modo teologico, ma che dice, possiamo dire, si arrende alla fede di questa donna. E pensate che l'espressione che userà Gesù non userà con nessun altro, in nessun'altra parte del Vangelo. Questa donna, donna, grande è la tua fede. Non lo dirà di nessun altro, dirà, tu hai fede, vedo che tu hai fede, eccetera. Ma grande fede, da quello che io ho potuto e conosco della scrittura, non l'ha usato mai. E con chi l'ha usato? Una donna, pura, pagana, sirofenicia, imperiale straniero. Vedete, io questo mi sorprende, noi siamo una comunità cristiana, siamo qui da tanti anni, ma forse dovremmo sorprenderci quando le parole di Gesù che dicevano ai farisei, i ladri e le prostitute li precederanno nel regno di Dio. L'amore di Dio è così grande che lui guarda il cuore, non guarderà le forme, non guarderà quante volte siamo andati al culto e allo studio, non guarderà, non sembra che parlerà, guarderà il nostro cuore, la nostra fede. Se avete la Bibbia aperta, stiamo leggendo Matteo al capitolo 15, qualche giorno prima c'è un'altra storia, un altro momento in cui Gesù chiede una risposta di fede. E quando lui cammina sul mare, ricordate, cammina sul lago, e Pietro, ah Signore, tu cammini sul lago, fammi venire anche a me. Storia nota, molto nota. E sono sicuro che vi ricordate come è andata a finire, perché voi la Bibbia la conoscete. Ma io la volevo paragonare all'espressione grande della tua fede, quando Pietro, dopo che comincia a camminare, affonda. Vi ricordate Matteo capitolo 14, al versetto 30? Ma vedendo il vento, ebbe paura, cioè Pietro scende dalla barca, cammina sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò, Signore! Salvami! Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede. Ora, Pietro che stava con lui tutti i giorni, che l'aveva capito, l'aveva ascoltato, lo interrogava, viene tacciato come un uomo di poca fede. Ed una donna sirofenicia, pagana, in territorio straniero, che non credo che Gesù userà come, diciamo, nella sua squadra, viene detta grande la tua fede. Allora, vedete, io credo che questa storia, forse per un ebreo ha un significato particolare, parla della universalità del messaggio di Gesù e diciamo amen. Ma c'è una cosa che mi insegna, ed è l'umiltà davanti a Dio.
Gesù di questa donna apprezza una cosa, apprezza la sua umiltà, il fatto che riconosca la sua posizione e dice: è vero, io non sono nulla, ma tu salvami. Questo è uno dei due grandi miracoli a distanza che fa Gesù. E tutte e due volte li fa con persone pagane, un'altra volta tra il figlio del centurione. Ecco che allora, di fronte a Dio, io voglio pormi con molta umiltà, con molto silenzio, con dire: Signore, forse ai tuoi occhi non sono la persona eletta, magari studio troppo, leggo troppo, ma trattami anche come un cagnolino, perché è meglio essere un cagnolino alla corte di Dio che essere il primo uomo fuori dalla Chiesa e fuori dal progetto di Dio. Grande è la tua fede. Io spero che il Signore possa dire così della nostra vita, che di fronte ai problemi delle nostre difficoltà, alle nostre difficoltà, possiamo dire: Signore aiutami, non lo merito, non sono quello che vorrei essere, non sono pulito, preciso, ma aiutami, perché ho fede in te, ho fede in quello che tu potrai fare. L'ultima considerazione, ne parlavamo con Stefano mercoledì e dicevamo: dove sono i nostri ragazzi? Vediamo, ognuno di noi, la maggior parte delle coppie qui ha dei figli, ma non sono qui con noi. Chi per un viaggio, chi all'estero, chi a casa, chi... ma i nostri giovani non sono qui. E allora, in questa storia di questa donna che prega per la figlia, che ha uno spirito immondo, Signore salvala, io vedo che c'è anche la preghiera di noi genitori, che non dobbiamo dimenticare e continuare a fare per i nostri figli, perché Dio con la sua potenza li possa riportare fra noi. Che perché sono lontani, perché dice Tony, io non posso vedere la pubblicità della Barilla del figlio lontano che torna, la mamma che gli prepara le lasagne, perché ti spezza il cuore. Perché ognuno di noi sente che, e spero, non sto dicendo che stanno facendo chissà che cosa, ma non sono qui, non godiamo della loro presenza, e questo spacca il nostro cuore. Io mi ricordo quando qualche volta all'inizio io e Riccardo eravamo insieme alla cena, come era bello quel momento, come ero fiero di questo. E veramente io vorrei che nelle richieste di preghiere e nelle nostre preghiere, Franco prima l'ha fatto, di pregare sempre che questo mondo non si prenda i nostri figli, che questo mondo tenga lontano le mani dai nostri figli, dire: Signore, ci sono degli spiriti immondi in questo mondo, tieni lontani dai nostri figli. E io ti prego per questo, e se anche non sono qui, io voglio pregarti perché possano essere qui, e voglio avere fede perché loro saranno qui un giorno, e perché prendono dalle mani nostre il testimone e continuano la nostra battaglia. Perché io andiamo fuori a salvare i figli degli altri e poi prendiamo i nostri. E questa donna, io la capisco, perché non c'è niente, esce fuori, va fuori, lo incontra. Io ricordo una donna in Honduras, camminò non so per quanti chilometri, addirittura venne da un'altra regione, sulle montagne dell'Honduras, e arrivò e dopo era veramente stremata e mi disse: qual è il tuo problema? Gli chiesi. Dice: no, io sì, c'ho il problema, ma questo è mio figlio. Puoi fare qualcosa per lui? Puoi salvarlo? Aveva, si vedeva dalla fotografia che aveva un grosso problema. Pensate alla fede di questa donna. Io credo che quello che vogliamo fare noi è andare davanti a Dio: Signore, questi sono i nostri figli, riportali tra noi, falli stare con noi, facci godere della loro presenza, anche se fossero a mille chilometri, ma che siano fedeli a te, che possano vivere una vita di fede con te. Questo è quello che questa storia, che avevo sempre bypassato, mi ha detto in questa settimana, la volevo condividere con noi. Una storia che ci parla di umiltà, una storia che ci parla di fede, una fede disperata, ma pur sempre una fede, ed una storia in cui il silenzio di Gesù si trasforma poi in una magnifica risposta. Abbi pazienza per i tempi di Dio. Non sempre risponderà immediatamente, non sempre risponderà come vuoi tu. Forse lei si aspettava che diceva: beh, portami tua figlia, andiamo a casa tua, eccetera. Vai. Quando andrai a casa, tua figlia sarà guarita. Volevo terminare leggendo alcuni versetti da un salmo, il Salmo 123, perché è quello che
che sento nei confronti di Dio per non sentirlo troppo lontano dalla nostra vita. Salmo 123 diceva prima il fratello che ha letto quel brano, che diceva quanto è bello leggere saliva verso Dio. E questo salmo comincia dicendo, Salmo 123, a te io alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi. Amen. Thank you.